sono riusciti entrambi e guardate un po' e riguardiamo un po' la splendida rete di Ibrahimovic con Aurelio Capaldi. È stato un attimo, soltanto un attimo, ma squisito. Bellezza allo stato puro, il tacco di Zlatan Ibrahimovic. Un lampo di classe, anticipo perfetto e tanto istinto. Questi gol non devi pensare, devi solo fare. Non c'è tempo per pensare, soltanto per sedurre e poi ridere quasi senza rendersi conto che di questi tempi all'Inter riesce soprattutto il difficile, la prodezza, il percorso meno banale. Le idee non mancano, proprio come le opportunità, ma i gol sono pochi in rapporto alla produzione offensiva. Serve più concretezza, una maggiore capacità di chiudere partite come quella di ieri sera con il Bologna. Troppi sprechi sotto porta, le premesse ideali per esporsi a rischi inutili. È un altro omaggio di Ibrahimovic, un rigore generosamente ceduto, il ritorno al gol in campionato di Adriano dopo quasi un anno, l'ennesimo passo verso il rilancio definitivo. Sto lavorando tantissimo durante la settimana e anche la domenica, anche adesso sto giocando un nuovo ruolo e mi piace tantissimo giocare così, e quindi io penso che possa migliorare ancora tantissimo. Mourinho che bacia il rosario è l'immagine in grado di completare l'Inter prima della sosta, ma ha ragione il portoghese a dire che la sua squadra deve evitare brividi finali come quelli apparsi dopo il regalo a Moras. La rottura del collaterale esterno del ginocchio destro è l'aggiornamento odierno del brutto infortunio di Rivas. I centrali difensivi nerazzurri di questi tempi non sono baciati dalla fortuna, ma Walter Samuel, ieri in panchina, sta per tornare. Mourinho non vede l'ora. In bocca al lupo a Rivas, un'altra tegola per la difesa che ancora non... E mi torna ancora in mente l'avvocato Prisco. Lui diceva che la Serie A è il nostro DNA.